qui, ricordo i saluti del Museo Arte del Tempo di Cisterna, che ha organizzato questo incontro con il Polo Cittativa per l'Astigiano e l'Alvese, la Proloco Comune di Cisterna, la Libreria Il Pellicano, l'ISRAT, l'Istituto Storico per la Resistenza di Asti, e l'AIUC di Asti. Ringraziamo il professor Giovine, ringraziamo Piercarlo e Renato Grimaldi che hanno voluto essere qui con noi oggi, e siamo contenti di avere questa presentazione qui perché comunque racconta una storia di un'arte che è custodita anche all'interno del museo, perché si tratta di una vera e propria arte. E tutte le volte che facciamo la visita e portiamo dei visitatori in questa bottega, quello che mi viene alla mente è che chi faceva questi lavori molto spesso non aveva studiato, anzi quasi sempre, magari aveva proprio i primi anni delle scuole elementari, però facevano dei lavori di precisione, dei lavori che avevano al di sotto dei calcoli matematici incredibili per far stare tutti insieme. Quindi è un discorso che affonda le radici nel nostro passato ed è per questo che siamo contenti di presentarlo. Questo incontro precede le iniziative di Usanze, che è la festa del paese, infatti il prossimo incontro, l'ultimo incontro di questo anno scolastico, si svolgerà domenica prossima al Castello alle ore 17. Michele Antonio Fino presenterà il suo libro Gastronazionalismo e introdurrà Silvano Balsania. E grazie, lascio la parola ai relatori. Grazie. Casomai faccio vedere subito. Sì, sì, va benissimo. Un minuto, un attimo. No, c'è... Ok, faccio bene, perfetto. Allora, intanto ringrazio Giovanna Cavazzola per avermi invitato, ringrazio gli amici che conosco da più di 50 anni, una lunga amicizia, e ringrazio veramente il pubblico per essere intervenuto così a numeroso. Grazie. Adesso farò vedere alcune immagini, poi entreremo nel merito del libro, alcune immagini di come si svolgeva la fabbricazione delle botti in un'epoca storica in cui la lavorazione delle botti era rigorosamente manuale. Quindi parliamo di un'industria manifatturiera, cioè un'industria in cui c'era divisione sociale del lavoro, ma il lavoro era manuale, d'accordo? Ecco, prego. Prima? Sì. Ok, immagini. Non so, devo andare là. Questo era un tronco, visto che nel periodo da me considerato era soprattutto legno povera di Slavonia, proveniva da questa regione storica della Croazia, ma proveniva anche dall'America, dal Canada soprattutto. Poi a partire dal secolo dopo la prima guerra mondiale venne sostituito dal castagno, ma di cui parleremo. Le doghe venivano inizialmente ricavate col metodo dello spacco, piantavano un cuneo nel tronco e con questa mazza aprivano, seguendo la vena, e c'era la prima forma rudimentale grezza della doga. Ecco, che poi veniva sgrossata dal bottaio con il coltello a petto, si tirava verso lo stomaco, e su una panca, vediamo, un piede teneva ferma la doga e cominciava a lavorarla. Ecco, poi l'altra fase fondamentale era la lavorazione pressoché definitiva della botte, cioè la botte veniva rastremata, veniva più piccola all'estremità, più larga al centro, e veniva rifilata. Per rifilare si intende questa lavorazione fondamentale, che consisteva nel dare alla doga un'inclinazione tale per cui gli spigoli interni combaciassero perfettamente. La fase della rifinatura, cioè la doga vista frontalmente, era un trapezio. Quando veniva chiusa con i cerchi, gli spigoli interni combaciavano
ed era una fase molto delicata, perché se l'inclinazione non era giusta, la botte perdeva. Questa era una fase molto delicata. Tra l'altro era una delle più pagate dai bottai, che erano, lo anticipo, erano tutti cottimisti, quasi tutti cottimisti, lavoravano a cotte, pochi erano i lavoratori a giornata. Ecco, qui era la fase in cui la torre, la botte veniva impastita, un cerchio predeterminato si inserivano le tocche e veniva a essere una specie di, come un fiore, una margherita rovesciata, che poggiava per terra, per quella preparazione. Ecco, qui c'era la preparazione del cerchio, nel dialetto era l'arcerciaro, che preparava il cerchio, sull'incudine. Ecco, qui abbiamo una delle fasi fondamentali, quella del sarrau, cioè quello che chiudeva i cerchi. La botte così impastita, come abbiamo visto prima, veniva collocata all'interno di un braciere acceso, e il braciere scaldava la cellulosa del legno, l'ammorbidiva. E poi, prego, ecco, poi si può togliere questo, ma se non importa. Comunque non importa. Poi il sarau sempre con questa macchina di legno con una vite d'acciaio girava lentamente questa corda d'acciaio che stringeva la botte in fondo, la botte le cui doghe erano state ammorbidite dal fuoco, e le chiudeva. Era il lavoro più massacrante del lavoro del bottaio, perché veniva fatto d'inverno tanto quanto un po' si scaldavano, ma d'estate soffrivano dei caldi tremendi. Tenete presente che lavoravano 12, 13, 14 ore al giorno quando lavoravano, vedremo. Inoltre, siccome a misura che la botte veniva chiusa, le doghe tendevano a spostarsi o in avanti o indietro. Il bottaio doveva prendere un mantello, mettere la mano dentro la botte col foro e spingere fuori, d'accordo? E quindi non sempre tutte le braccia depilate. Ecco, qui era l'altra fase fondamentale. È quella dell'arzinau, l'anzinau, cioè colui che faceva la senna, che era la caprugine. La caprugine era quella incisione all'interno di due estremità della botte, all'interno della quale veniva fissato il coperchio. Questo era, e veniva fatto manualmente. Secondo alcuni era un'operazione ancora più faticosa del chiudere le botti, perché si lavorava la botte più grande era, più fatica si faceva, d'accordo? Anche le botte piccole, cioè, le botte di solito erano le bordolesi, cioè botte da 200 litri, è questo che ecco. Poi qui c'era il fondale, diciamo così, colui che doveva fare il fondo, prendeva le misure con un compasso. E poi, ecco, poi il fondo veniva costruito così, delle assicelle venivano fissate con dei chiodi a doppia punta, tra un'assicella e l'altra veniva messa la lesca, che è questa pianta palustre che non marcisce mai e che garantiva la tenuta stabile. Ricordo, questa è la prima fase. E poi il cerchio, il coperchio veniva poi spossato per permettere l'inserimento nella caprugine con questi coltelli aperti e questa cavalletto che si chiamava la crova, la capra.
poi se, le ultime colpi di botte, le ultime colpi sui cerchi della botte che dovevano fissare in modo definitivo il cerchio. Anche questo era un lavoro abbastanza delicato. Prego, prego. Ecco, poi il paral era colui che raschiava la botte, forse questa era la prima, non importa, raschiava la botte con questo, per eliminare qualsiasi asperità esterna. Ecco. Prego. Ecco, poi viene, questo era sempre l'arcerciao che fissava due cerchi di legno, la metà della botte, per favorire il rotolamento delle botti affinché non si deteriorassero durante le fasi di carico e di scarico della botte stessa. Quindi, due cerchi di legno. Non so se c'è altro. Questo era a grandi linee le fasi fondamentali della costruzione delle botti. C'è da dire una cosa, prima passo di lasciare la parola agli amici. La fase del sarrao, quella del serraggio, la chiusura del cerchio, era una fase non soltanto faticosa, perché la botte prima di arrendersi all'ultimo giro di vite, opponeva resistenza. E il lamento dei bottai quando davano gli ultimi due giri si sentiva a 30 metri di distanza, perché lo racconta il figlio di un bottai, di Canelli, che andava a scuola lì vicino. E era tutto sommato, una mansione semplice, ma non del tutto semplice, perché se la botte fosse stata chiusa un minuto o due prima del necessario, cioè prima che fosse abbastanza riscaldata, rischiava di rompersi. Quindi bisognava anche lì avere un certo spirito intuitivo che si ovviamente si otteneva dopo qualche anno di lavorazione. Come va bene, ho offerto una sintesi. intervista che fa, dove questo bottaio racconta come
come potevano essere definiti. In effetti è un'espressione incastica che fa capire davvero chi era questo personaggio, chi erano queste figure straordinarie. Io l'ho letto davvero con un piacere estremo. Perché? Perché c'è tanto del mio passato, della mia, del mio presente, dell'antropologia che ho inseguito per lungo tempo. Il fatto che questo libro sia poi più importante di tanti altri, qual è il fatto? È che lui ha fatto questa serie di interviste, di autobiografie, perché non sono solo interviste dirette mirate a capire l'etnografia del lavoro, no, sono proprio fatte per capire anche il contesto sociale, culturale, l'immaginario che governa questo lavoro. Questo è straordinario. Poi queste autobiografie vengono, come dire, dimenticate, lasciate lì, e come il vino buono, come il barocco, sono diventate straordinarie, perché oggi la cosa importante, e purtroppo importante, è che non troveremo, tu non potresti più fare questo lavoro, è come dire finito, perché non ci sono più le persone che possono lasciare una documentazione diretta. Lui lo fa con molta tignosità accademica, insegue queste persone, le intervista, cerca le ragioni del loro lavoro, la descrizione, il processo etnografico, antropologico, sociologico del lavoro, e viene e ci restituisce un lavoro straordinario. È straordinario perché è anche oggi, diremmo, segue anche i canoni della letteratura scientifica e multidisciplinare, perché se leggete la prima parte il taglio è più storico e sociologico, e se passate la seconda parte il taglio è veramente etnografico e antropologico. Quindi mettere insieme tutte queste cose non è assolutamente facile, e a me è piaciuto veramente molto. L'altro aspetto su cui mi piacerebbe mettere solo un attimo un'attenzione in questo, su queste storie di vita, è che il risvolto di questo lavoro è l'osteria, ecco. Ma soprattutto se noi andiamo nell'analitico a guardare queste interviste, l'osteria diventa il luogo principe di queste persone che sono, come dire, lavorano con un'intensità che è straordinaria, come hai presentato bene tu, la fatica e la governava il lavoro, eccetera, eccetera, però l'osteria è poi il momento in cui loro, come dire, ricaricano le pile, ritrovano il loro senso, il canto, il lavoro, il vino diventa fondamentale. Quindi è un altro spaccato di un mondo di tradizione che è messo in luce in modo straordinario. L'altro aspetto che viene fuori è che questi non stavano alle regole del gioco, nel senso che non andavano a lavorare seguendo la rigidità di quello che era l'uso del lavoro dell'industria che si stava organizzando e stava diventando quella che è poi diventata. Che cosa succede? Succede che questi non solo non vanno a lavorare il lunedì, ma non vanno neanche a lavorare il martedì, il mercoledì, e poi negli altri due giorni, tre, quattro che rimangono di lavoro, fanno tutto quello che deve essere. Anzi, c'è una bella intervista dove tu dici, c'è una persona che dice che recuperava brillantemente tutto il tempo perduto all'osteria, recuperando questo lavoro. Questo è un dato interessante. Dopodiché mi soffermo su un aspetto che a me è piaciuto molto, perché tu parli del lunedì e usi un'espressione che non mi ricordo più, la lunedì, aspetta, vabbè, comunque a lunedì la barbeccia del mercato, sì. Ecco, sì, ma in qualsiasi caso la cosa che volevo il lunedì anti, che a me è piaciuto moltissimo, che perché questa cosa la trovo anch'io, la trovo a Tronero, fanno le falci, fabbrica strutturata, ancora negli anni 70 aveva 300 operai, adesso è praticamente sta morendo di consunzione perché non c'è più spazio per la falce, non c'è verso, per quanto tu pensi di recuperarla nei modi, come dire, di una politica green, non ci riesci, la cosa è troppo complessa. E quindi che cosa succede? Che questi operai facevano il San Lunedì, cioè in qualsiasi caso tu non potevi fare andare a lavorare, anche se c'era, come dire, le regole del gioco erano quelle, passavano il tempo in
Salone di è una pratica veramente istituzionale. Quindi voglio dire, è una regola, è un modo positivo, se vuoi, anche estremamente interessante, che a me è piaciuto e mi ha fatto proprio piacere trovare all'interno del tuo lavoro. Questo l'ho trovato veramente, come dire, fatto interessante. Dopodiché mi è venuto in mente di pensare così, pensare alla... noi usiamo Cirese, che era il nostro maestro, io di Renato, e lui parlava di fabbrilità, no? Fabbrilità nel senso di uomo fabbro, uomo che sa fare e costruire. Queste sono proprio le figure che possedevano questa fabbrilità, e sapendo di possederla avevano questa capacità di resistenza ai ritmi di lavoro che non gli andavano bene. Cioè l'osteria, il tempo del mercato era fondamentale, tu non potevi derogare dal non esserci e non partecipare. Ecco, io direi che questi, noi oggi parliamo tanto di intelligenza artificiale, beh, se vogliamo proprio fare una battuta, questa era l'intelligenza artigianale, questa non l'ho inventata io, ma ormai è un termine che sta percorrendo un po' il dibattito e mi piace moltissimo. E questa intelligenza, ecco, questo libro riporta questa intelligenza artigianale che faceva parte di questo mondo, che però mi pone, ed è questa la domanda che volevo farti, questo lavoro, cioè, di botti ce ne sono ancora tante, però so che ad Assi c'è uno che sta facendo faville su questo bottaio che è lì vicino. Io non sono mai andato a vedere, non ho letto molto. È la Porta Romano, sì, esattamente, sì. Gamba, esattamente. Ecco, cosa vuol dire? È finito per sempre? C'è un modello industriale? C'è qualcosa che ha esaurito la capacità artigianale e creativa di queste persone? Parto dall'ultima domanda. Allora, ovviamente l'industria manifatturiera delle botti è scomparsa. È rimasta, ci sono 3-4 industrie ancora di botti in Italia, perché lavorano sulle barriche, sul vino barricato. Questo Angelo Gamba, che io ho intervistato nell'inizio anni 80, allora aveva già le macchine, ovviamente. E adesso, grazie al vino barricato, che è stato da una ventina d'anni, 25, sta avendo un grande successo, c'è stata una ripresa, ovviamente, dell'industria delle botte, ovviamente completamente meccanizzata. Il lavoro è completamente meccanizzato. La botte è sempre il rover di Slavonia, e per 2 anni il vino viene lasciato nella Bordolese. Tra l'altro, uno dei primi a iniziare in Piemonte è stato Giacomo Bologna, con il suo barbera, che è stato trasformato da vino che bevevano i carrettieri, i cartulini. E Giacomo Bologna, ad Aviano, ha trasformato il vino, il suo vino barbera d'Asti, ha trasformato in un vino elitario. Tra l'altro, le sue bottiglie costano. Il brico dell'Uccellone costa, mi pare, dagli 80 ai 100 euro, chi lo vuole. E non è ancora finito di, diciamo così, imbottigliarlo, che ha già venduto tutto questo mondo. Ecco, sì, sopravvissuto in questo senso l'industria. Ritorno adesso alla prima domanda, quella sul lunedì. Sì, il lunedì era praticato abbastanza in modo trasversale, anche se non in modo così, diciamo, continuativo come Canelli. Ad esempio, Ramella, nel suo splendido libro Terre Telai, parla dei primi operai del settore tessile del Biellese che al lunedì non andavano a lavorare. Ecco, a Canelli non andavano a lavorare neanche il martedì, però. E una buona parte di loro non andava neanche il mercoledì. Alcuni andavano, poi però nei quei 4 giorni che lavoravano, 3 giorni e mezzo, si dannavano l'anima e lavoravano con ritmi forsennati, perché erano dei contenisti, avevano da fare quel certo numero di botti,
fusti alla settimana e lo facevano. Il re dei lavoratori di Diego Capondi è il titolo manifesto del mio libro, perché appunto testimonia come i bottai dei canelli fossero re dei lavoratori quando lavoravano quei 4 giorni a settimana, per 3 giorni erano re dei vagabondi perché dilapidavano tutto quello che avevano guadagnato. Io nel mio libro offro anche un'interpretazione di questo modus vivendi. Certo, come ha detto giustamente Piercarlo, era una mentalità che risaliva a quella epoca preindustriale in cui gli operai rifiutavano la regolamentazione del lavoro di fabbrica, rifiutavano il regolamento perché erano abituati alle scansioni del lavoro agricolo, quando in periodi di intensa attività si alternavano periodi di vero e proprio non lavoro. Insomma, c'era questa mentalità in cui gli operai di fine 800, inizio 900, nella categoria dei bottai, rifiutavano quello che è stato chiamato l'interiorizzazione dell'orologio di fabbrica. Cioè loro non volevano sapere di entrare a una certa ora e di uscire a un'altra. Cioè loro volevano autogestirsi. La mia interpretazione che offro in questo mio libro è anche un'altra, cioè questi bottai provenienti da classi, da categorie, da famiglie molto povere, cominciavano a fare i bottai 9-10 anni, dovevano fare i conti anche con l'irascibilità dei bottai anziani che, proprio perché erano ottimisti, tendevano a essere piuttosto nervosi, irascibili. E non pochi giovani bottai si prendevano dei calci nel sedere o delle sberle, racconto la testimonianza di uno. E quindi in questo loro atteggiamento di spensieratezza e di sregolatezza dei tre giorni in cui si dedicavano a visitare le osterie di Canelli, a far pardoni, a visitare le sale da ballo, questi bottai si prendevano una rivincita, una sorta di rivincita nei confronti di questa loro infanzia che era stata così dura e così, per così dire, negativa. Ecco, loro era una sorta di, per così dire, risarcimento per quegli anni dell'infanzia che avevano passato a lavorare duramente e a subire anche dei maltrattamenti. Posso intervenire io? Buon pomeriggio a tutte e tutti. Anch'io sono molto lieto di essere qui con Giuliano Giovine per i motivi che ha già espresso Piercarlo. Ci conosciamo da tanti anni, più di 50, e abbiamo fatto un piccolo percorso assieme, quindi di questo siamo molto contenti. Abbiamo visto nelle immagini che ci ha mostrato Giuliano Giovine la grande competenza che dovevano avere queste categorie di lavoratori. Abbiamo visto quanti lavori dovevano sopraffare, quante cose. L'altro giorno ero nel Museo Marittimo di una grande città del Mediterraneo e alla fine c'erano dei filmati che facevano vedere la grande professionalità di coloro che facevano le prime galere, per non dire le prime navi, eccetera. Qui non siamo lontani da quella professionalità. Se invece di una botte veniva fuori una gondola, poteva benissimo essere questo l'effetto del loro lavoro. Quindi questa grande professionalità ha anche consentito a una città come Canelli, perché stiamo parlando di Canelli, di aprire parecchie aziende oltre Atlantico, perché il vino viaggiava in botti, quindi viaggiava nelle navi che portavano il vino verso le Americhe, in particolare l'America del Sud. Mi permette di fare un paio di aneddoti su questo fatto. Pensate, dopo la Seconda Guerra Mondiale
stabilimenti a San Paolo del Brasile, quindi anche grazie al lavoro di questi montai. Pensate che c'è una cossanese, anzi un cossanese, che è andato a gestire uno di questi stabilimenti, e la figlia è diventata la busa di Ungaretti. Quindi negli anni 60, quando noi frequentavamo Canelli, io con Giancarlo Ferraris e altri amici di Canelli giravamo per quelle città, avremmo potuto pensare di incontrare Ungaretti, perché è avvenuto al seguito di Bruna Bianco, che è stata la sua musa. Tra l'altro è stato pubblicato un libro, Lettera a Bruna, proprio dove ci sono tutte le poesie che Ungaretti le ha dedicato, no? Per dire che ci sono degli effetti collaterali impensabili, no, dai lavori di cui stiamo discutendo, no? Questo per mettere l'accento di nuovo sul fatto che, essendo il vino che viaggia in botti, pensate all'importanza del lavoro di queste persone. Se vogliamo, anche la parte antropologica l'ha già illustrata molto bene mio fratello, per cui non mi dilungo su quello. Se vogliamo vedere un aspetto più sociologico, il nostro maestro, oltre Ciresi, Gianluigi Bravo, che abbiamo qui ricordato l'anno scorso, abbiamo anche Luciano Gallino, no? Quindi credo che molti di voi l'hanno conosciuto come docente, eccetera. E lui ci diceva: per collocare le persone nella scala sociale dovete pensare almeno alla terna potere, prestigio e ricchezza. Pensiamo ai bottai. Avevano un certo potere, l'abbiamo visto adesso, perché se non si potevano permettere di non seguire gli orari della fabbrica, no? L'abbiamo già sentito prima, quindi non mi dilungo. Ricchezza, beh, avevano una certa ricchezza, lo dici tu nel tuo libro, guadagnavano il doppio degli altri come contimisti, poi se li giocavano in ribotte nelle 30 osterie di Canelli, 30 osterie di Canelli. Ma anche solo di Cossano mi pare che ne ricordassimo 5, 6 o 7, 8, quindi paesini come Cisterna, eccetera. E poi potere, un po' di potere, prestigio ce l'avevano perché avevano queste competenze, la ricchezza, quella che abbiamo appena detto. Ecco, una cosa anche molto importante di questo libro, secondo me, è l'apparato fotografico che qui abbiamo visto e che nel libro è ben contemplato, e contiene anche parecchie immagini di un archivio ricchissimo che è quello Gianelli di Canelli. Cioè, mi pare che si parli di qualcosa come 50-60 mila lastre fotografiche. Cioè, a Canelli c'è un archivio che adesso mi pare sia anche stato digitalizzato presso l'archivio di Stato di Asti, che conta 50-60 mila lastre fotografiche, che sono poi diventate di Bobbio, non Gianelli Bobbio, Bobbio anche tra l'altro un nostro caro amico, cioè nipote, eccetera, Pier Sergio Bobbio. E quindi ecco, anche un grande valore documentario, l'abbiamo visto, di questo libro, anche nelle immagini, oltre che nelle interviste, l'abbiamo già detto, io lo sottolineo solo più, sembra che vengano fuori da una capsula del tempo, no? Perché sono state sotterrate per 40 anni, poi Giuliano, che l'aveva condotta assieme, forse tu poi ricordi il nome della persona che ha lavorato con te, Paola Sobrero, che ha appunto condotto queste interviste 40 anni fa, che come è stato detto prima, adesso non sarebbero più possibili, perché ormai, diciamo così, tempo è passato e anche ai nervi sono morti tutti, eccetera. Sono morti tutti e con loro è anche morto una professione, no? Quindi di questo ne avete già parlato, la domanda che ti ha fatto Piercarlo prima, no? Cioè, ci sono tanti mestieri che la tecnologia ha estinto, ha consentito, ha portato all'estinzione. Quindi i trasporti su nave, su camion, eccetera, sono cambiati, non funzionano più con le botti, e quindi questi professionisti sono morti, con loro è morto anche, si è estinto un lavoro. Quindi si tratta di un bellissimo lavoro, come è già stato detto, e quindi
ti ringraziamo per averlo portato all'interno di questo bel volume, e te ne siamo tutti grati. Non ti faccio altre domande, anche perché secondo me sarebbe bello, credo, sentire dal pubblico se ci sono, se ci sono delle... Un po' di domande, alcune domande. Sì. Se avessero dovuto andare a lavorare lunedì, ce l'avrebbero fatta prima? Prima domanda. Seconda domanda, l'organizzazione del lavoro. Sì. Il bottaio faceva sempre il cerchio, faceva sempre, oppure c'era un'evoluzione delle mansioni all'interno dell'organizzazione del lavoro? E poi un ricordo mio personale, in Vaiassauto, dicevo, Vaiassauto smettono un'ora prima di lavorare, ma se uno non riusciva a finire il cotile un'ora prima, era considerato un fallito, un incapace, perché il lavoro era ottimo, ma dipendeva moltissimo dalla capacità, dell'ingegnosità dell'operaio. Cosa che poi è cambiata quando è subentrato l'organizzazione del lavoro già spinta, tutte queste cose, la linea non si doveva fermare, e quindi il lavoro diventava standardizzato, ben calcolato, si doveva intrecciare con tutto un insieme di approvvigionamenti materiali, manutenzione della linea, quindi questo spazio qui non ci sarebbe più stato. Grazie. Scusa, sul lunedì cosa non ne vuole? Se la facevano andare a lavorare, se c'era troppo facile, se c'era troppo facile. Sicuramente a lunedì non andavano per lo smaltire. Ecco, martedì c'era il mercato, e allora sarebbe al mercato, poi mercoledì andavano, però come dico io metto in risalto nel mio libro, i bottai del fine 800, primo decennio del 900 erano quasi tutti socialisti, quasi tutti. Di Filippo Turati, d'accordo. Poi c'era una componente minoritaria, ma molto guerrita, di anarchici, di cui però non sono riuscito a trovare un particolare, nessun documento, salvo che in una foto c'è un ragazzino che ha un settimanale anarchico, quindi c'erano presenti. Al mercoledì questi bottari, questa minoranza di anarchici, alle 4 smettevo di lavorare, devono far merenda, e costringevano i proprietari dei fusti ad andarli a recuperare nell'osteria. Li vedevano arrivare, e qui te lo racconta il figlio di un industriale che era nato nel 1896, vedevano arrivare per andare a un musso, che a musso era uno dei fabbricanti fusti. Dicevano, no, Mius, Cuena bene, diceva anche Kerr, cioè lo perculavano, capito? L'avevano lasciato 5 minuti prima, lo facevano finta di stupirsi quando lui arrivava, e lui doveva sedersi con loro, bere con loro, e poi ovviamente pagare quello che avevano bevuto, e poi dire, avete fatto merenda, siete contenti, andiamo a lavorare, e così poi andavano a lavorare. Questo, c'era anche questo aspetto. Sul fatto del lavoro specializzato, allora i bottai della prima ora, e sì, certo, c'era quello che chiudeva sempre, quello che faceva la brucine, però i bottai della prima ora, e parlo cioè fino 800, primo quinquennio, primo decennio del 900, erano in grado di fare una botta intera in modo artigianale, cioè, anche se preferivano per questione di cottimo specializzarsi in una mansione, erano in grado però di, se avessero dovuto farla, di fare una botte intera come completa come gli artigiani.
La seconda generazione di Bottai, quelli che io ho intervistato, e cioè quelli che erano nati nel 1902, nel 10, nel 15, non erano più in grado. Cioè si erano talmente abituati a fare soltanto un lavoro, una mansione, che stentavo Dio, l'avrebbero fatta una volta, ma ci avrebbero impiegato un bel po' di tempo. La testimonianza di due bottai di Canelli che nel 1930 vanno a lavorare in Algeria, perché in un periodo che Canelli c'era poco lavoro, e vanno a lavorare in Algeria e con i loro pregiudizi, perché pensavano che gli arabi non fossero capaci a lavorare, e questi bottai si accorgono di essere dei manovali, e si accorgono che questi arabi, questi algerini, erano dei maestri d'ascia che prendevano l'ascia recurva, che si chiama la sola, i bottai usavano un'ascia che piegava verso il terra, con una mano, pulivano una botte senza lasciare segni, e loro non erano capaci, e hanno dovuto mettersi di sana pianta a imparare il mestiere, perché loro lì altrimenti erano dei manuali, ecco, per dire, e poi hanno superato anche certi pregiudizi. Posso chiedere, a proposito di questo? Non voglio esporre pubblicamente la mia ignoranza, anche perché c'è una registrazione. Nella nostra bottega che lei ha visto, quando facciamo la visita, come dice Giovanna, noi siamo informatori di terza, quarta generazione, perché ciò che sappiamo noi non ci è stato narrato da chi ha vissuto il lavoro, ma da chi ha sentito o ha visto chi lavorava. Quindi c'è Lino Gaudano che ci ha istruito su come si realizzava una botte, e lì ci sono tutti gli attrezzi, tra questi attrezzi c'è questa ascia recurva. Sì, c'è la sola. La sola. Ecco, già questo termine non lo sapevo. Probabilmente Giovanna sì. E la sola, come facevano ad utilizzarla? Perché a me hanno detto che veniva utilizzata per fare proprio le doghe. Allora, la sola veniva utilizzata sia per estrarre quel deposito rosso che si formava all'interno della botte, quando dovevano rifarla, veniva usata anche per quando la botte era fatta, d'accordo, prima di essere raschiata, toglievano, lasciando un centro in alto, un centro in basso, e poi con la sola raschiavano la botte. In primo luogo, in seguito, prima di tutto però la usavano per sgrossare la bocca. Così mi hanno raccontato, d'accordo? La prima scorsatura, ecco, che poi veniva fatta poi con la pialla rifinita, ma non sapevo meglio. Così non lo fa. Un'altra domanda, le doghe venivano tracciate prima? Come? Le doghe sì. Venivano tracciate prima di lavorare? Venivano? Tracciate. Sì, senz'altro. Sono andato a Gubbio in vacanza,
52, 54, non mi ricordo. E poi hanno tanto in effetti erano socialisti turatiani. E perché mio bisnonno, altrimenti nel lessico familiare, quando si parlava di socialismo non era a ciascuno secondo i propri bisogni, ciascuno secondo le sue possibilità, ma chi non lavora non mangia. Che è la versione turatiana del socialismo. Mio bisnonno ha avuto 12 figli ed erano tutti artigiani, tutti socialisti, e mia nonna ha sposato un altro artigiano socialista, e si vedevano in un circolo, ad Asti c'era il circolo, non mi ricordo come si chiamava, dove si incontrava la borghesia, e c'era invece quello, naturalmente c'era il circolo culturale, c'era il circolo culturale San Secondo che chiuso con Gabriele. E lì c'era un ritrovo degli artigiani, quindi il ceto medio ma lavoratore e non di reddito. Sul matrimonio, se ho capito bene. Comunque a Canelli c'era questo due o tre proverbi, c'è il dono di Bottale e allora il sequel, ecco. Le donne di Bottale hanno loro su. Sposare un bottaio, secondo le interviste da me fatti anche allora, era considerato un privilegio, perché non solo le donne dei bottai che andavano al mercato il martedì e compravano due polli. Ecco, nelle mie interviste viene fuori come gli esercenti, che pure avrebbero avuto le possibilità, non mangiavano i polli. Uno di loro va militare e mangia, abituato a mangiare la pasta sotto scotta. I bottai di Canelli invece mangiavano un po', il privilegio. Ecco. Sì, erano socialisti. Sì, socialisti. Nel 1933 il grande scrittore torinese Augusto Monti pubblica un libro fondamentale che si intitola Sanssouci, libro storico. Augusto Monti fu dal liceo Tassino d'Azeglio il maestro di Cesare Pavese, di Massimo Mila, di Norberto Bobbio e di tanti altri. In questo libro, che tratta la storia di suo padre Bartolomeo, che tra l'altro era di Canelli, questo libro c'è questo titolo curioso che vuol dire spensieratezza, Sanssouci, detto dal francese senza pensieri, spensierati. Ecco, i bottai di Canelli furono sicuramente spensierati. E l'altro significato del termine Sanssouci è la sregolatezza, perché abbiamo visto dal titolo che erano spensierati e sregolati. Però fino a un certo punto, nel senso che erano dei socialisti che non si chiusero nella torre d'avorio del loro essere un'aristocrazia operaia che guadagnava anche tre volte più dell'operaio cantiniere, che guadagnava 2,50 lire al giorno, non le guadagnava prima a guadagnare 7. Perché nel 1901, nel 2, 3 e nel 4, fecero degli scioperi e nel 1901, lo sciopero storico, ottennero la tariffa più alta d'Italia, di modo che tutti i lavoranti in legno italiani, e allora il settore della manifattura, industriale del legno era importante, tutti gli operai del settore del legno italiani guardavano i bottai italiani, i bottai di Canelli, come un punto di riferimento, come un modello. E quindi i bottai italiani spensierati e sregolati contribuirono per almeno un quinquennio a migliorare le condizioni di lavoro e soprattutto le condizioni salariali dei lavoratori del legno italiano. Questo è il loro grande evento storico. Ecco. E poi
sconfitti nel 1904-1905 dopo, pensate, 128 giorni di sciopero, uno degli scioperi più lunghi della storia d'Italia di quel periodo. Furono sconfitti perché i socialisti di Canelli si erano alleati con i contadini delle colline canellesi, avevano vinto elezioni e avevano conquistato il comune. Il comune di Canelli era sempre stato, per così dire, il cortile di casa dei grandi industriali vinicoli Canelli, che si trovarono estromessi da questo loro centro di potere e allora cominciarono a boicottare le due cooperative di bottai, perché i bottai di Canelli avevano creato due cooperative, una nel 1901, una nel 1903, e cominciarono a non comprare più i fusti. I fabbricanti fusti abbassarono il costo dei loro fusti e loro furono sconfitti e rientrarono i grandi, anche perché loro avevano così istituito presso la Lega Bottai avevano istituito una sorta di camera del lavoro, chiamiamola così, in cui i fabbricanti fusti, prima di assumere un bottaio, dovevano avere il consenso di questa istituzione, della Lega Bottai, e imponevano ai fabbricanti fusti di pagare un prezzo maggiore, una tariffa maggiore oltre le 12 ore, imponevano l'assunzione soltanto di bottai che fossero provetti lavoratori nel loro mestiere. Furono sconfitti, ma si batterono come dei leoni. Posso chiedere? Certamente, vieni pure. Se lo chiedi tu. Allora, mi sono venute in mente alcune cose. Erano socialisti e erano, tra virgolette, irregolari. Durante il periodo del fascismo, la loro irregolarità come è stata presa? Seconda cosa, erano socialisti, però si istruivano tra di loro, nel senso che l'adesione, diciamo così, a questa corrente di pensiero poteva avvenire forse quando si ritrovavano in osteria, perché penso che i ritmi di lavoro non lasciassero spazio a poter discutere. E poi se puoi raccontarci i bambini come imparavano questo lavoro, come rimanevano, come imparavano il lavoro i bambini, il lavoro da bottaio, come venivano addestrati i giovani. Sì. Comincio dalla prima domanda. Sì, erano socialisti con poca istruzione, non mancavano gli analfabeti, tra l'altro presenti anche nei fabbricanti fusti. In una comunità di 6.000 abitanti, i bottai erano circa 350, ed erano organizzati da due grandi personaggi. Uno era, l'ha citato Renato, era il fotografo, tra le altre cose era anche un fotografo, ma era anche un tipografo, fece anche un giornale del 1900 che durò tre mesi, e si chiamava appunto Giovanni Battista Giannetti, e lui era consigliere comunale ed era soprattutto un dirigente politico a livello comunale. Il grande dirigente della Lega Bottai fu il canellese Filippo Cirio, nato nel 1872, personaggio straordinario, terza elementare, autodidatta, si era letto tutti i classici della letteratura italiana, aveva studiato un po' di latino per conto suo, e era da Canelli, mandava gli articoli al Galletto di Asti, in questo giornale, questo settimanale fondato da Annibale Vigna a Asti. Colui era il grande organizzatore, aveva organizzato il circo, cercava di farli leggere, cercava di istruirli. Diciamo che grazie a questi due dirigenti loro pensavano che con le cooperative di fare concorrenza alle industrie dei fusti, non soltanto
ma nel 1907 a San Mazzano Leveto organizzarono la catena sociale. Nel 1908 la catena sociale a Canelli, la catena sociale del Moscato a San Mazzano del Barbera. Nel 1909 avevano fatto il forno pubblico, e poi c'era il macello pubblico e c'era la cooperativa di consumo, cioè avevano questo ideale di cooperativismo, cioè il socialismo andava costruito dal basso attraverso la cooperativa. Poi durante il fascismo furono in parte chiuse. Durante il fascismo, come dice uno da me intervistato, si presero un sacco di botte, ma la tessera non la fecero. I bottai di canelli della tessera non la fecero. Molti furono costretti a emigrare in Francia. Questo da me intervistato li vedeva che lavoravano in Francia, lavoravano in fiori. Altri andavano in America. La tessera non la fecero e ovviamente qualche sciopero l'hanno organizzato lo stesso, anche se era uno sciopero per così dire all'acqua di rose. Lo passavano e dicevano: ma se volete scioperare, scioperate se potete, insomma. Ecco. Come imparavano i bambini e i ragazzini? Imparavano poco per volta, li facevano portare le docche, li facevano accendere il fuoco e spesso iniziavano a fare il sarau, a chiudere le botte, anzi chiudevano magari metà botte finché ce la facevano, perché dalla metà botte in giù, cioè a terminare, aveva una forza che loro non avevano. Imparavano così poco per volta, tra un calcio del sedere e una sberla, ogni tanto. Sì, esatto, ecco, bravo, che mi ha ricordato, la mentalità del tempo era ancora una mentalità corporativa delle antiche corporazioni medievali, cioè i vecchi non insegnavano ai giovani, per nessuna ragione, anzi, ci si avvicinavano troppo, li mandavano via in male modo. Ecco, le misure delle botti venivano date dai padroni al capo reparto, le faceva vedere a qualche bottaio, poi le nascondevano subito perché i giovani non dovevano imparare. Uno dei bottai che più mi hanno aiutato in questo lavoro, Arnaldo Giannoglio, nato nel 1902, quello che è andato insieme a un altro a lavorare in Algeria, ha imparato, pensate, nel 1930, ha imparato le misure per fare la botte, non era capace, perché lì c'era andato vicino, il suo capo reparto algerino poi l'ha aiutato, ma ha imparato nel 1930, la segretezza del mestiere, che tra l'altro era condivisa anche dai proprietari dei fusti, cioè che dicevano il mestiere bisogna rubare. Grazie Carlo, mi ricordo che era stato molto bello. Scusa, l'espressione da un corpo al cerchio e una alla botte? No, non mi do il consenso. L'espressione che si usa solamente da un corpo al cerchio e una alla botte, immagino di avere dei bottaglie. Perché dovevano lavorare in sequenza in questo modo? Da cosa deriva questo cos'è? Sì, certamente. Lì è un modo di dire per indicare che bisogna cercare di fare tante cose in un certo modo. Cioè, è un proverbio che indica una, per così dire, tendenza al compromesso. Il corpo al cerchio, esatto, il corpo alla botte per far sì che le doghe interne si riallenassero, mettessero per così dire in fila con la botte. Questo era il senso del cerchio, corpo al cerchio per il corpo alla botte. Io avevo una curiosità che però quando tu hai fatto vedere le fotografie, dice, tra una doga e l'altra si metteva ma che pianta è? Guarda, è una pianta palustre che ha un nome in latino che adesso non mi ricordo. Si trova
nei torrenti o nei fiumi, si dice torrente Belbo, esatto, la prendevano, era una cosa di antica data, medievale, la facevano essiccare, facevano essiccare e poi lo usavano come tra una doga e l'altra del forno, d'accordo? Poi quando col martello piantavano il chiodo doppio, la doppia punta, prendevano giù, poi quando veniva tagliato il cerchio, veniva chiuso poi, quando tagliavano il fondo, veniva poi chiuso dal primo cerchio che fissava ulteriormente questa lesca. L'incontro, l'intervista che ti ha più emozionato, quella che ti è rimasta di più? Quella che più mi è rimasta impressa, ma ce n'è più di una, ma una che è emblematica, pagina 210, è quella del verbo. Allora, questo bottaio che mi ha raccontato per questo episodio, abbastanza umoristico se vogliamo, si chiamava Luciano Gola, era nato nel 1930 e quando l'ho intervistato aveva ancora una piccola bottega e aveva cominciato a fare il lavoro da bottaio all'età di 9 anni con suo padre, 9 anni. Tra mezza giornata a scuola e mezza giornata nel laboratorio. Era nato nel 1930, però la sua mentalità era quella di un bottaio dell'Ottocento. Era un bottaio fuori dal tempo e dallo spazio. E ha raccontato questo episodio che mi ha sempre impressionato, indicativo di come per i bottai fosse fondamentale bere vino. Lo bevevano sia per darsi un po' di energia, perché lì la fatica era tanta, sia perché era anche, per così dire, un supporto psicologico. Con il vino i bottai ebbero sempre un rapporto simbiotico. Quando a Canelli arrivò il castagno, i bottai non volevano lavorarlo perché si scheggiava. E allora fece lo sciopero, andavano a giocare le bocce, tutti, perché non mi fate lavorare il rovere di Slavonia, che era più facile, era profumato, e quando mettevano il coltello veniva fuori il riccioli, c'era ancora una qualità estetica. Poi un industriale, per farli andare a lavorare, ti ha detto: sa ragazzi, sono le prime volte che fate, io vi porto 5 brenti di vino, date qualche colpo, qualche di martello, e hanno cominciato a lavorare in castagno. Questo mio amico mi ha raccontato questo episodio. Lui lavorava da musso e suo cognato aveva comprato 10 botte di vermouth da mi pare 400 litri, e le aveva messe a una trentina di metri dai bottai. I bottai non poterono esimersi da andare a bucare una botte, e così fece. Bucarono una botte e bevevano, ogni tanto bevevano, tiravano giù anche una bottiglia, due di vermo, alla fine una l'hanno svuotata, E allora alcuni sono stati licenziati e questo mio amico è stato chiamato nell'ufficio e gli volevano fare 30 lire di multa e lui ha detto: io questa multa non la pago per nessun soldo al mondo, ha detto così. E gli ha detto: ma tu hai bevuto? Sì, ho bevuto, perché la botte era stata bucata e se mi offrono da bere non posso rifiutare. Poi ha detto: io se allora avessi avuto la forza gli spaccavo la faccia. Era indignato, erano passati più di 40 anni, era ancora indignato che volessero fargli pagare la multa. E dice:
Dunque, è stato negligente lui a portare il verbo a uno stabilimento di bottare, è stato negligente. A dei bottai che vengono anche fundas, vengono di tu anche la feccia. Allora la colpa è stata sua. gli hanno svuotato la botte. Tutti hanno bevuto, tutti, ma chi ha bevuto di più sono stati quelli che andavano a tirarlo, perché certa gente andava a tirarlo, dopo li bevevano nel recipiente. Se non fossero stati furbi a tirarne 10-20 litri per volta, lui non se ne accorgeva, perché dopo dicevano che la bonza la cicciola, che la bonza soffiava, assorbiva via. La cicciola chi dal vermut? Invece gli hanno svuotata una, dopo attaccavano vicino un'altra, e lui se ne accorto, gli hanno bevuto, però negligenza sua di mettere della roba vicino a della gente che lavora in mezzo alla polvere, vicino dei fuochi. Io vedevo che andavano a casa ubriachi, ma non dicevo niente. E poi dice, è stato malvagio a mettere del verbo vicino ai bottai, è come mettere la paglia vicino al fuoco, è come mettere una donna e un uomo chiusi in un magazzino tutto il giorno. Questa è la mentalità del tempo, questa è una cosa che mi è rimasta molto impressa. Ci sono delle altre domande? Ho una curiosità? Sì. No, perché volevo già fare la domanda prima sul tipo di legno che veniva utilizzato, cioè essere usato. E allora così ho pensato che sicuramente adesso il ritorno alle barrique, sì. Cioè, se non sbaglio potrebbe essere più castagno, cioè potrebbe essere rovere di slavonio, o se mi sbaglio. Sì. E poi se ci sono delle botti, cioè un tipo di botte a seconda del contenuto, cioè se ad esempio per la grappa o per il vermut, cioè se la botte definisce non solo il, come dire, la quantità ma anche la qualità del contenuto. Allora, sì, la grappa mettevo in botte più piccole, cioè barilotti. Il vermut lo esportavano nel bordolesi da 200 litri. Quando il legno era di rovere, parlo dei bottai, veniva bonificato con acqua e soda, acqua bollente e soda, d'accordo? Oppure con una macchina a vapore, una macchina che buttava vapore ad alta così, intensità di calore. Bonificavano, perché nei lunghi viaggi verso le Americhe, che duravano anche i viaggi, poi dovevano scaricare e portare. Non volevano che la rovere, diciamo così, entrasse in contatto col vino e ne alterasse le qualità organolettiche, volevano proprio preservare le caratteristiche del vino. Quando poi è arrivato il castagno che è ricco di tannino era altamente contaminante, e allora usavano la paraffina alimentare. Prendevano della paraffina, la facevano bollire, poi buttavano circa 2 litri di paraffina nella bordolese, la facevano rotolare, poi buttavano via quella che è in eccedenza, e la paraffina creava un film, creava una pellicola che rendeva impermeabile la botte dal tannino, insomma, la isolava. E non solo, veniva usato questa paraffina anche per vedere se c'erano delle imperfezioni, perché se la tenuta strana non era perfetta, la paraffina fuoriusciva. Allora lì il bottaio doveva riparare il guasto, d'accordo, per riparare. Il vino barricato è proprio il contrario, il vino viene lasciato a contatto con la rovere, proprio perché prende un certo gusto. Concepire l'osmosi tra il vino e il legno, l'intesca.
vino quel gusto particolare che ha reso, ad esempio, ripeto, il Barbera di Giacomo Bologna un vino elitario e di importanza internazionale. Le misure che... Le misure di cui parlava, che sono quelle che abbiamo anche sopra, erano utilizzate e valutavano la curvatura della droga. Come venivano utilizzate? Perché anche in quel caso ci hanno spiegato che si mettevano contro la droga e in base alla curvatura davano una determinata capienza. La curvatura veniva fatta all'Accademia, perché poi ho visto che altrove c'erano anche altri sistemi, veniva fatta nel momento in cui si prendeva la botte, la curvatura, capisci? Non è... Altri invece, perché io ho letto un manuale del 1905, si usava anche per curvare la botte con una vite che premeva all'interno, la droga singola veniva premuta, scaldata con del vapore, mi pare, premuta in centro. Lì si usava questa vite che premeva giù, ogni droga singola. Tu mi hai chiesto però di... Quelle misure di legno di cui parlava lei, sì, che venivano nascoste. Sì, le misure della capacità. Sì, quelle. La botte, diciamo così, normale era la bordolese a 200 litri. Ma come le usavano? È un segreto ancora. Guardi, certamente. La formula della capacità della botte è stata scoperta da Keplero nel 1500, che tra l'altro lui era figlio di un oste. Era figlio di un nostro grandissimo astronomo, dei più grandi di tutti. Lui la scoperta, una formula che tiene due miglia. Loro credo che usassero dei metodi molto sperimentali, cioè nel senso che avevano, tipo, non so, il capone che teneva 10 litri, no, quello era misurato, lo buttavano dentro e avevano fatto questa misura standard delle doche da 200 litri, avevano ricavato questa misura, per così dire, diciamo così, paradigmatica. Mi ricordo di una visita alla fabbrica della Guinness in Irlanda, dove mi avevano illustrato il fatto che era stata ricavata una distribuzione della probabilità da TD Student, non so se qualcuno di voi la conosce, ed era stata proprio studiata e poi comunque creata empiricamente proprio per calcolare la distribuzione della media delle varie botti di birra, perché gli irlandesi sulla birra sono molto seri, cioè se la quantità è quella che è di meno, insomma, sì, non erano contenti. No, solo scusi, mi ricordavo. No, posso dire una cosa a lei? Nella fine dell'Ottocento il Ministero del Commercio Estero aveva emanato una circolare dove tutto veniva regolato in modo molto rigoroso. Ad esempio, tra un cerchio e l'altro ci doveva essere una distanza ben precisa, quello si chiamava il pettine. Il pettine era la distanza che doveva esserci da un cerchio all'altro. Nelle bordelesi c'era 8 cerchi, 4 da un'estremità, 4 dall'altra, più 2 di legno. E la distanza tra questi cerchi indicava come i cerchi erano stati, per così dire, ricacciati erano stati battuti rigorosamente in modo perfetto. Calcolato 32 doppie
essere in una certa misura all'interno e più stretti all'esterno. E quindi abbiamo fatto così. Ma anche la lunghezza, sì, certo. E la lunghezza c'era stata la misura, e quella le misure che la lunghezza ha dato la misura, sì. Ma secondo me io non sono riuscito ad avere, non me l'ha fatta vedere la misura, erano misure molto semplici, niente che vedere con la formula di Keplero matematiche, una cosa di una complessità incredibile. Comunque, nel tempo si sono fatte delle forme. Sì, certamente delle forme, per esempio. Da... Poi ricorremo un bottaio di canelli, che appunto era quello che io vedevo da bambino quando andavo a casa dove abitavo io, mi ha detto, l'ho intervistato, si chiamava Mario Dione, lo chiamavano lui ormai Borba, suo figlio c'è ancora adesso, è quello che si è prestato nel laboratorio, fa 2-3 volte all'anno più che altro per tenere viva la memoria di suo padre. Ma io Borba mi ha raccontato che quando era morto un bottaio negli anni 40, lui era andato da sua moglie per farsi dare queste misure, perché pensava che ci fosse qualche misura fuori dal numero, inusuale, no? Sua moglie l'ha fatto penare un anno per dare queste 4 formulette, no? L'ha fatto penare un anno. E poi erano misure, perché lui sapeva già. Ci sono altre domande? Borba. Borba da noi significa... Lei ha detto Mario Borba, no? Da noi Borba è il miscuglio che fanno con l'acqua, i rami di pesco, l'erba carrera, facevano, si dice fea Borba per pulire la botte. Infatti quando uno era ubriaco diceva è un barbura, perché era... questo Borba non deriva da questa parola, da voi non si usava questo termine. Da noi Barba, invece da noi Borba. È interessante questa variazione di termine. C'è l'uso, come in molti paesi, da me soprannosa, lo chiamavano così. Ah, pensavo che fosse per questa cosa che venivano fatti. Era un'operazione, si toglieva la rasa con quello scalpello di cui parlavamo prima, e poi si faceva questa Borba, che era una sorta di pozione per lavare l'interno della botte e prepararlo per infatti questa erba, che è la mentuccia selvatica, da noi si chiama erba carera ancora adesso, non so se da voi o in paese di mare è basta. Perfetto. Allora io concludo ringraziando, perché scusate se sono stata un po' stalkerante, perché è una delle botteghe più misteriose per me, perché abbiamo anche quel cavalletto con quella lama che serviva proprio per rifinire i corpi, per cui ho avuto varie istruzioni e leggevo con interesse il libro. Vi invito ad acquistarlo e vi invito a venire domenica prossima alla festa, anche sabato faremo una grandissima festa intorno al castello, sperando che il tempo regga, e nel pomeriggio della domenica ci sarà appunto Antonio Fino, che parlerà di gastronazionalismo. E poi vi invito ai prossimi appuntamenti, che saranno il prossimo anno e che sicuramente avranno ancora ospiti. Sì, il prossimo anno scolastico, scusate, per me la scuola finisce adesso, a settembre ricominciamo con grandi incontri, importanti incontri, e vi vorremo di nuovo come ospiti e naturalmente come protagonisti. Grazie a tutti e farei un applauso a Ari.